sulle colline riminesi un weekend dedicato al vino, simbolo della Romagna, il Sangiovese. Un appuntamento che da 50 anni porta la tradizione in piazza e che, grazie all'impegno della pubblica amministrazione di Cariano in rete con il piano di lavoro regionale, sta permettendo di valorizzare a 360 gradi le potenzialità di questo territorio. Questo è un compleanno speciale e quindi si è incastrata la disponibilità di tutti e questo ci fa molto piacere perché è un grande onore per Coriano avere il presidente chiaramente della regione più tre assessori regionali, più chiaramente i consiglieri regionali, ma anche il senatore Foschi, il deputato Preziosi che era qui con noi e tutti i sindaci. Però in realtà io vorrei dedicare poi questo compleanno a tutti i cittadini di Coriano che con noi hanno avuto la grandissima voglia e capacità di sognare per il territorio e quindi di vincere delle grandi sfide, perché Coriano non era assolutamente un territorio protagonista, adesso lo è diventato. Quindi siamo un territorio competitivo al pari di Rimini, di Riccione e di tutti i più grandi comuni dell'entroterra e comunque della costa. Guardi, io ho detto che a me pare un dibattito per quanto legittimo, ci mancherebbe che ognuno non avesse il diritto di dire le proprie opinioni. In un momento così mi sembra sinceramente surreale. Cioè voi provate a pensare se questa regione, ma lo dico per la Romagna anche, immaginasse di staccarsi e da sola affrontare la sfida globale, ognuna delle due senza l'eccellenza che ha quell'altra. Pensate all'Emilia senza quanto apporto dà, ad esempio, il tema della costa e del turismo, oppure pensate la Romagna senza una parte di quella manifattura, no? Che contribuisce, abbiamo detto, a quei risultati. Dicevo prima, se all'estero noi la piadina del Sangiovese lo promuoviamo insieme al parmigiano reggiano, al ceto balsamico tradizionale di Modena, al prosciutto di Parma e viceversa, saremo ben più forti piuttosto che più deboli.